Radio Master. Sport. Amici sportivi, buongiorno, ben ritrovati sempre dagli studi di Radio Master 102.200 per Lunedì Sport in compagnia del vostro amico Umberto Mastromartino e dell'omonimo Umberto Della Martora, che saluta tutti. Forza Foggia e buona settimana a tutti i tifosi foggiani. Beh, fermiamo qua. Allora, ieri nella giornata di Ogni Santi, oggi la commemorazione dei defunti, ricordiamoli, è andato in onda appunto, si è tenuta la partita Foggia-Messina, un partitone fra una partita fra titani. Ma andiamo a leggervi subito i risultati e classifica prima di passare al nostro ospite. Casertana-Benevento 2-1 a Catanzaro, Matera batte Catanzaro 1-0, ad Andria Ischia batte Andria 2-1, Foggia Messina 2-0, Juve Stabia Catania 2-1, Lecce Menopolis giocherà il possibile questa sera, Lupa Castelli Romani Agregas 1-1, Martina Franca Melfi 1-1, Paganese Cosenza 0-0. Questa è la classifica dopo 9 giornate. Casertana 18 punti, Foggia 17, Messina 16, Benevento 15. Poi abbiamo Cosenza, Ischia e Agragas a 14 punti, Paganese 13 punti, Andria e Lecce 12 punti, Juve Stabia 11 punti, Monopoli 10 punti, poi Catania e Melfi 8 punti, Matera 7 punti, Martina Franca 6 con Lupa Castelli Romani 6, chiude il Catanzaro a 5 punti. Allora, andiamo velocemente a parlare di questa partita Foggia-Messina con colui che ha potenziato, colui che ha messo su questi 14.000 e rotti posti, ex assessore allo sport, ed abbiamo Sergio Cangelli, oggi assessore al contenzioso. Buongiorno assessore! Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Assessore, buongiorno, grazie per la sua disponibilità. Allora, per carità, grazie a voi. Grazie ancora. Allora, Umberto Della Martora, Umberto Mastromartino, l'assessore dall'altra parte. Allora, assessore, lei ha vinto il suo progetto, ha vinto la sua idea, che nessuno ci credeva, ma ieri abbiamo avuto il pienone allo stadio, non si vedevano da anni. Questo è un ringraziamento da parte nostra, da parte della tifoseria foggiana. Grazie a voi, ma per me era una scommessa vinta in partenza. Chi vive a Foggia sa che il calcio a Foggia è qualcosa di molto di più di un semplice avvenimento sportivo, è un fenomeno sociale che coinvolge tante persone, quindi sapevamo già che rendendo lo stadio agibile a un numero adeguato di persone la città avrebbe risposto alla grande. E non è ovviamente finita poi qui. I risultati aiutano questo connubio tra la squadra e la città, e quindi insomma viaggiamo a gonfie vele. E non è finita qui. Ieri, speriamo. Ieri intervistando Arturo Di Napoli, allenatore del Messina, a parte che ha fatto i complimenti a tutta la società, al gruppo sportivo, alla foggianità, ha detto: non mi aspettavo di vedere questo spettacolo, uno spettacolo in tutto e per tutto, sia sugli spalti che in campo. Allora, Foggia... E l'obiettivo era proprio quello, di iniziare la partita partendo con un giocatore in più, che è proprio il pubblico, e vedo che il mister De Zerbi si è adeguato a questa esigenza, tant'è che l'assetto iniziale così aggressivo è servito a mettere subito i punti in chiaro con l'avversario, con quel gol all'inizio che è servito a mettere la partita sui binari giusti. Consentitemi un rilievo, certo, tecnico. Io faccio i complimenti al mister De Zerbi che ha zittito anche chi lo individuava come un integralista. Ieri ha cambiato 3 assetti tattici all'interno della stessa partita, quindi è anche uno che sa leggere le partite in corso. Giusto. E questo ci fa ben sperare per il futuro. E questo è importante. Dicevo, ieri a 1 minuto e mezzo ha fatto capire a qualcuno qui come andiamo noi. Umberto Della Martora, vai. Sì, allora, assessore, fermo restando che io concordo pienamente con lei riguardo all'elogio al perno principale di questo progetto, che è mister De Zerbi.
Non a caso, cioè, l'allenatore, oltre ad aver dato un cuore, un'anima e un gioco a questa squadra, è anche uno che sa leggere benissimo le partite in corso d'opera. Lo ha dimostrato la settimana scorsa nella vittoria contro la Fidelisandria, quando gli uomini entrati dalla panchina, parlo di Mazza e Viola, hanno confezionato il cioccolatino finale per Riemello. Lo ha confermato anche ieri, una lettura giustissima, perché l'ingresso di Gerbo, diciamoci la verità, assessore, ha cambiato completamente il corso della gara, cioè il ragazzo è entrato in campo motivatissimo e ha segnato poi una perla di gol che se fosse stato fatto nella massima divisione, insomma, ne Credo che parlerebbero anche tutti oggi. tatticamente sia stato un ingresso importante Certo. perché ha dato equilibrio al centrocampo che in effetti soffriva un po', vedevo che i giocatori arrivavano sempre secondi sul pallone a centrocampo Certo. e insomma l'ingresso di un incontrista come Gerbo, che insomma è un lusso per questa categoria, ha ulteriormente agevolato la squadra. Pienamente d'accordo con lei, assessore. Però adesso, dopo gli elogi alla squadra, perché altrimenti poi De Zerbi mi rimprovera perché dice che poi troppi elogi fanno male, quindi ecco, rimaniamo con i Ha piedi per terra. No, ragione. le volevo chiedere a proposito della sua opera meritoria per quanto riguarda lo stadio Zaccheria. So che lei, malgrado non sia più assessore allo sport, però si sta quindi al contenzioso, però si sta interessando affinché il campo degli Ulivi possa diventare la sede degli allenamenti del Foggia Calcio, o mi sbaglio? Allora, il campo degli Ulivi, a seguito di una delibera di giunta che abbiamo adottato ad agosto, verrà affidato all'esterno, quindi a tutte le associazioni, quindi società, comprese il Foggia Calcio, che abbiano un progetto di gestione adeguato, che comprenda ovviamente un riammodernamento dell'impianto. Il Foggia Calcio so che è interessato, ovviamente valuteremo anche l'offerta del Foggia Calcio, però non dimentichiamo che dobbiamo anche garantire tutto il mondo associazionistico del calcio, quindi Assolutamente verrà sì, fatta assolutamente sì. una valutazione di tutte le offerte che perverranno, però mi rendo conto che il Foggia Calcio ha bisogno di un campo di allenamento adeguato, un campo di allenamento che abbia lo stesso terreno dello Zaccheria, anche per consentire di preparare al meglio le partite. Però è una questione che risolveremo, spero, nelle prossime settimane o comunque entro la fine dell'anno. Assessore, lei ha parlato di dobbiamo vedere, valutare l'offerta. Questo significa che una società che interessa quel campo degli ulivi debba pagare qualcosa? Beh, è un campo comunale, Questa noi l'ha richiesto. ovviamente è un campo comunale, noi amministriamo i soldi dei cittadini, quindi Esatto. qualunque struttura comunale deve rendere al meglio al comune, soprattutto quando il comune intende dismetterne la gestione, quindi vuole garantirsi anche un introito, Un insomma. introito Siamo economico. un'amministrazione comunale, non siamo un ente di beneficenza. È giusto, Più è chiaro. giusto. Allora, assessore, ieri lei allo stadio, come tutti i tifosi foggiani, ha perso l'etichetta da assessore, ma ha preso quel da tifoso che gridava più degli altri. E Sì, a noi devo questo fare ammenda, ma insomma l'entusiasmo era contagioso. contagio. Però, assessore, mi consenta, come dice qualcuno più in alto di noi, la sua è una cultura sportiva che deriva, cioè deriva proprio da una conformazione genetica tramandata dal grande papà Luca, che noi ricordiamo sempre con tanto Grazie, affetto perché è grazie. un'istituzione dello sport foggiano il suo papà. Anzi, ci auguriamo di vederlo al più presto allo stadio, assessore. Sì, senz'altro. Purtroppo per questioni familiari nelle ultime partite non è potuto venire, ma lui è un tifoso Lo sappiamo, accanito. Lui certo. è venuto a vedere partire il Foggia quando io mi sono battezzato, quando io ho fatto la comunione, quindi Non dimentichiamo che è stato anche dirigente del Foggia Calcio, Sì, cioè è tra gli vero, altri prestigiosi incarichi che ha rivestito nell'arco sì. della Ma sua anche lui carriera. è un tifoso vero, è un tifoso vero. Certo, E mi ha trasmesso un amore per lo sport che va oltre il calcio. Io provo a seguire tutte le squadre, le compagini.
cittadine compatibilmente con i tempi, perché sono uno che ama lo sport a prescindere, qualsiasi sport. Beh, quest'anno anche la Pallacanestro con la Diamond, insomma, sta regalando delle belle soddisfazioni. Come no, e anche la squadra di pallavolo ha delle mire importanti, la squadra di baseball, insomma, cerchiamo di monitorare tutto lo sport foggiano, perché merita e meritano soprattutto coloro che ci investono dei soldi. In questa giornata, se mi permette, assessore, voglio ricordare alcuni atleti che non ci sono più, tipo Mimmo Antonucci, il mio fratello Giuseppe che gareggiava con papà Luca. Sono perfettamente d'accordo. Gli amici che sono ancora a Foggia, tipo anche Mimmo Antonucci, Troito e tanti altri. Li saluto e li abbraccio fraternamente, perché sono persone di sport e io li conosco come il professor, da quando sono bambino. Anche il professor Gino, il professore di atletica Gino Colella. Sì, anche naturalmente ricordiamo anche lui. Sono tutti di coloro che hanno calpestato la pista che stava una volta allo stadio Zaccheria. Certo. Ricordiamo tutti quanti. Bene, passiamo di nuovo a parlare di sport. Sì, di passiamo calcio. A parlare di sport. Ecco, calcio, archiviamo questa parentesi comunque doverosa per ricordare tutti questi personaggi che comunque hanno fatto la storia dello sport foggiano. Faleo, non dimentichiamo Faleo, Vincenzo. Certo. Benito, perdono. Certo. Ecco, adesso, assessore, guardiamo avanti un po' per quanto riguarda il Foggia Calcio. Adesso, dopo la trasferta di Ischia, c'è un altro paio di partite, insomma, che nascondono delle insidie che comunque domenicalmente bisogna affrontare. Adesso bisognerà andare ad Ischia, che non dimentichiamo che ieri ha fatto uno sgambetto non indifferente alla Fidelis Sandria, che noi avevamo ammirato qualche, cioè la settimana scorsa a Foggia, e poi giocheremo in casa col Monopoli e poi si andrà a Catania contro un'altra big di questo campionato, anche se ieri, insomma, il Catania ci ha rimesso le penne. Certo, quindi, certo. Non ci sono... Io credo che questo trittico sia importante, perché ci consentirà di capire chi siamo, se siamo veramente una squadra che può ammazzare questo girone, o sarà una squadra che dovrà lottare fino alla fine. Ora abbiamo, tra virgolette, terminato questa rincorsa ai primi posti, però ora bisogna fare l'ulteriore salto di qualità. E, insomma, però siamo abbastanza ottimisti, e se riusciamo a stare con i piedi per terra, credo che la squadra abbia gli anticorpi per affrontare questo trittico nel migliore dei modi. Assessore, ci ha fatto caso che quando la Ferrari auto si ferma, la Ferrari di De Zerbi va avanti? è vero, evidentemente gli ha rubato il motore. C'è sempre una Ferrari comunque che vince, dai. E questo è importante. Questo, allora, è importante. Un'altra cosa che ci è stato chiesto da molti spettatori, la bellezza di vedere lo stadio pieno e quello che è. Ancora una volta si è vista la gradinata e anche le curve sotto non sono ancora pronte. Sì. Cosa ci può dire su questo? Allora, ovviamente questi settori sono esclusi per il momento dalla agibilità. Per ampliare ulteriormente l'agibilità occorrono dei lavori nel sottogradinata e nel sottocurva. Ovviamente noi speriamo che si profili la necessità di dover fare questi lavori, perché vorrà dire che la richiesta sarà pressante, perché vorrà dire che Foggia sta andando alla grande e tanti foggiani vogliono andare allo stadio. Quindi, se si dovesse profilare questa necessità, insomma, non ci siamo tirati indietro prima, non lo faremo senz'altro. E noi ci auguriamo che l'interessamento dell'assessore Cangelli continui così come c'è stato fino ad oggi, affinché le cose della nostra città, potete contare voi e possono contare i cittadini. E noi ne siamo certi, perché conosciamo il suo amore per la città di Foggia, quindi non solo per lo sport. Grazie assessore per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie ancora e a risentirla. Un saluto a casa, in famiglia, a papà Luca. A risentirci. Grazie, sarà fatto. Grazie.
Allora, passiamo, vediamo un po' la prossima settimana, più ai tabellini pro. Sì. Allora, il prossimo turno prevede Benevento Paganese, Casertana Martina Franca, Catanzaro Lecce, Cosenza Lupa Castelli Romani, Ischia Isola Verde Foggia, Matera Juve Stabia, Melfi Messina, Monopoli Fideli Sandria e Catania Acrotas. Quindi si chiude con il derby siciliano. Per quanto riguarda i tabellini delle giovanili del Foggia, è andata abbastanza bene questa settimana, perché a parte la sconfitta degli under 15 a Monopoli per 2-0, la Beretti ha battuto il Monopoli per 3-1, nel campionato under 17 il Foggia Calcio ha espugnato il campo di Benevento per 2-1 e negli allievi regionali San Pio X Foggia Calcio 0-3. Per oggi è tutto. Umberto Della Martora vi saluta e saluta anche l'amico Umberto Mastromattini. Grazie, molto gentile. Noi salutiamo tutti quanti voi. L'appuntamento è a lunedì prossimo, dopo la partita Ischia Foggia, che ricordiamo si giocherà di sabato alle ore 14. A voi tutti, a risentirci. Ciao. Sport.